Intanto non sono 3 milioni, saranno almeno 3 volte tanto. Sono soldi pubblici integralmente e questo è una vergogna, perché vengono sottratti ad altre cose che secondo noi hanno l'assoluta priorità, senza contare che quel quartiere sarà distrutto. La profezia dell'opposizione, che è scesa in strada a sostegno dei cittadini lo scorso 28 luglio per dire no al progetto del nuovo plebiscito, è funesta. Investimenti triplicati e un'area, quella dell'Euganeo, a rischio degrado. Non sapremo cosa succederà dello stadio Euganeo, che potrebbe diventare un cratere urbano con degrado e anche delinquenza. L'opposizione, che si era vista affossare il progetto di rilancio dello stadio Euganeo con un parterre da 30.000 posti, ora attacca sulla politica di gestione dei soldi pubblici dell'amministrazione comunale. Noi dobbiamo occuparci della città delle persone e non della città delle cose, degli affari e degli interessi. Apprendiamo che ci sono dei tagli molto pesanti verso gli anziani, sulla loro igiene personale, sull'igiene della loro abitazione e sui pasti addirittura. Migliaia di ore in meno. Da un accesso agli atti fatto da Bettin risulta che dal 2014 al 2016 sarebbero stati tagliati più di 3.000 pasti agli anziani e più di 7.000 ore al servizio di assistenza domiciliare. Cioè tutte quelle attenzioni rivolte a loro che impediscano che vadano relegati in un ospizio anche se non ce n'è bisogno.